L'autonomia è sempre il punto di riferimento anche per guardare con maggiore attenzione, direi precisione, le problematiche che si è chiamati ad affrontare ogni giorno, che vive nella scuola, gli insegnanti, il personale, tutti gli operatori, anche chi di politica si deve interessare di scuola, le stesse organizzazioni sindacali, perché lì troviamo risposte a alle tante problematiche che in modo improprio vengono, a mio parere, affrontate. Ne cito tre che sono il frutto dei ritardi della contraddizione in cui l'autonomia si è realizzata. Il primo è il processo di valutazione. Ci viene continuamente richiamato che bisogna valutare gli insegnanti, bisogna valutare i dirigenti, bisogna valutare il personale ATA e poi non si trova mai una soluzione. Se leggiamo il testo di legge in cui è stata istituita l'autonomia, troviamo scritto che la valutazione riguarda il sistema scolastico, cioè come la scuola realizza la propria modalità di funzionamento e come raggiunge gli obiettivi. E la scuola è fatta di più parti, è una scuola fatta di strutture, di ordinamento, di risorse finanziarie, di professionalità del personale. E quindi prima di poter passare ad un processo valutativo che riguarda le attività delle persone, deve esserci un riferimento importante che è la valutazione, del sistema. Cosa che non è stata mai fatta. E la valutazione del sistema cosa ha di importante? Che comporta, una volta operata una valutazione, gli interventi correttivi, di carattere politico, di carattere finanziario e anche di carattere, diciamo, contrattuale sul personale. Ma mancando questo elemento che la norma di legge aveva previsto, è diventato tutto abbastanza improprio e molte volte semplice frutto di propaganda. L'altro aspetto, per esempio, è stata la trasformazione degli IRSAE, che erano gli istituti di ricerca regionali sulle attività scolastiche, in strutture di supporto all'autonomia, che dovevano supportare la rivoluzione dell'autonomia, e non si è realizzata. La terza è stata la riforma degli organi collegiali della nuova scuola dell'autonomia. La legge ha previsto addirittura che si dovessero cambiare gli organi nazionali e territoriali. Mentre nulla dice la legge, in questo caso è la legge che è stata assolutamente carente, le ragioni furono soprattutto politiche, perché nulla si dice della riforma degli organi collegiali che non furono più affidate ad un decreto attuativo di questa legge sull'autonomia, ma dal Parlamento in una nuova legislazione. Sono passati molti anni dall'autonomia, addirittura nel 1974 la legge degli organi collegiali, ancora oggi la scuola dell'autonomia è governata da questi organi del tutto impropri rispetto a questi anni, agli anni dell'autonomia. L'ultimo aspetto importante da richiamare sull'autonomia è il contratto. Oggi si sta discutendo il contratto di lavoro del personale, si è discusso man mano per i vari rinnovi e si ritrova sempre il nodo in cui, diciamo, si è affrontato il primo contratto dell'autonomia, cioè come contrattualizzare le novità del personale previste dall'autonomia scolastica. Ci sono stati due elementi fondamentali che rimangono tali. Il primo è le risorse finanziarie. Nel primo contratto con l'autonomia scolastica ci fu un impegno positivo del governo di allora e del Parlamento di 2.700 miliardi di risorse aggiuntive per riconoscere il maggior impegno e le maggiori professionalità richieste per la scuola dell'autonomia. Quindi un aumento di retribuzione, quindi un riconoscimento del valore di questa professione, che era diversa rispetto a quella che veniva richiesta alla scuola pre-autonomia. Nel contratto fu fatta la scelta di sostenere le funzioni strumentali all'offerta formativa, che furono definite in relazione all'autonomia scolastica. Nei contratti successivi, diciamo, l'istituto contrattuale è stato modificato, si è un po' più spalmato sull'autonomia delle scuole, non si sa più quante sono queste figure, però è rimasto il principio che è il collegio dei docenti che le individua e sono attività necessarie alla scuola dell'autonomia. A mio parere il meccanismo più rigido che l'ha introdotto era più preciso rispetto all'autonomia scolastica, però sostanzialmente è rimasto. L'altro è la retribuzione professionale docente, che dopo tante difficoltà, tanti anche contrasti che ci furono, è diventato un istituto contrattuale di riconoscimento professionale specifico della funzione docente. E questo ancora oggi può essere un istituto contrattuale sostanzialmente di riferimento per gli obiettivi che ci sono, che tutti dichiarano e dicono essere importanti, di aumento delle retribuzioni e del riconoscimento professionale degli insegnanti per le funzioni che svolgono. L'istituto contrattuale è rimasto sempre quello. Su questo io ricordo degli incontri a Palazzo Chigi molto duri,
c'era il ministro dell'economia di allora, Visco, che non voleva assolutamente che ci fosse queste risorse perché teneva che l'Italia aveva bisogno di tanti risparmi, di meno spesa pubblica, e devo dire l'impegno che fu assunto dal presidente del Consiglio Prodi e nell'accordo per il lavoro e per lo sviluppo, diciamo in sede di concertazione fatto a Palazzo Chigi, alla Sala Verde, con le confederazioni sindacali, l'impegno sulla scuola divenne parte, diciamo, fondamentale di quella intesa e, credo unico caso, all'impegno sulla scuola hanno fatto corrispondere, il testo faceva corrispondere, un impegno finanziario forte per riconoscere le professionalità aumentando gli stipendi, aumentando le retribuzioni. Questa è un'altra strada che senza, diciamo, tante innovazioni può essere presa a riferimento dai soggetti che oggi affrontano queste problematiche. E poi c'è stata la introduzione della nuova modalità di regolamentazione del personale amministrativo. La dirigenza scolastica era stata introdotta per legge, per contratto fu definito, riuscimmo a definire la figura del direttore amministrativo sostanzialmente, e quindi un riconoscimento professionale che portò anche all'innalzamento della retribuzione del direttore amministrativo. Qui vi racconto un piccolo particolare. Io ho insistito molto in quel periodo perché si chiamasse direttore amministrativo, che questa fosse la funzione della scuola dell'autonomia sul modello di quello che c'era nelle accademie di belle arti, dei conservatori e anche delle università. Ci fu una grande discussione che ora non voglio ricordare nei dettagli, perché si sosteneva che il direttore amministrativo di una scuola aveva responsabilità anche in altri aspetti, sull'area tecnica, sull'area degli ausiliari, era una sorta di figura che andava oltre l'amministrazione, e quindi fu proposto di chiamarla direttore dei servizi generali amministrativi. Io mi ricordo che fece un'obiezione e dissi: guardate, avrete pure ragione, però francamente corriamo il rischio che poi questa figura importante di direttore amministrativo diventerà con un altro nome e verrà chiesto a delle persone che lavoro fai e risponderanno: faccio il DSGA, che francamente non è un modo semplice e chiaro di far corrispondere una professione. Oggi si chiamano, vengono chiamati DSGA, è frutto a mio parere di quell'errore, ma anche nell'articolazione delle altre funzioni tecniche ed amministrative furono introdotte delle articolazioni professionali interessanti. Quindi anche per contratto, se c'è un sostegno finanziario e una politica di attenzione, si possono introdurre quegli elementi di innovazione, di modernizzazione e di qualità dell'offerta formativa, che è un obiettivo fondamentale di chi vede la scuola come un momento importante per la crescita, lo sviluppo e la coesione di un paese.